Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. In questi giorni il tema del calcio scommesse sta tristemente tornando di moda, una piaga nel mondo dello sport che si è spesso ripresentata in varie forme andando di pari passo con i tempi e la modernità. Sul canale abbiamo già affrontato lo scandalo del 1980 che fu quello che riuscì a scioccare particolarmente l'opinione pubblica, portando per la prima volta alla luce determinate tematiche. Ci occupiamo stavolta del calcio scommesse del 1986, il ritorno del Toto Nero. Lo scandalo del calcio scommesse del 1986 è spesso eclissato anche nei ricordi da quello più noto del 1980, in gran parte a causa della minore notorietà dei nomi coinvolti, specialmente tra le squadre e i giocatori. Tuttavia, se guardato da una prospettiva storica, questo scandalo potrebbe rivelare retroscena molto più interessante rispetto ad altre vicende comunque losche. Ciò che segnò veramente una svolta significativa in questo caso accadde il 21 agosto del 1986, quando la CAF, Commissione di Appello Federale, prese la decisione di non convocare Armando Carbone come testimone. Questa mossa fu particolarmente sorprendente, poiché Carbone era il personaggio chiave in tutta la vicenda, rendendo questa decisione ancora più misteriosa. Va notato che la richiesta di escludere Carbone dalla testimonianza fu presentata dalla pubblica accusa, rappresentata dal procuratore della FIGC Corrado De Biase, sottolineando l'importanza di questo avvenimento nella storia delle indagini sul calcio scommesse. Nel caso del calcio scommesse del 1986, le azioni sono state innescate dalla giustizia ordinaria, proprio come era avvenuto nel Toto Nero del 1980. Il 14 aprile 1986, il sostituto procuratore della Repubblica di Torino, Giuseppe Marabotto, ha emesso 12 ordini di cattura e una quarantina di comunicazioni giudiziarie in relazione a partite truccate e scommesse clandestine, coinvolgendo un giro di denaro di dimensioni considerevoli. L'indagine alla base di questa operazione è partita meno di un anno prima di questi fatti, grazie a una coincidenza quando è stata scoperta una conversazione telefonica compromettente. Mentre si stavano indagando le conversazioni telefoniche di alcune persone coinvolte in un'indagine per spaccio di droga e di alcuni prestatori di denaro legati al casinò di Saint Vincent, gli investigatori della squadra mobile di Torino sono venuti a conoscenza di dichiarazioni che coinvolgevano giocatori e partite da manipolare. Questa lunga inchiesta ha portato alla scoperta di 295 nastri registrati contenenti i nomi di dirigenti, presidenti e calciatori coinvolti. Tra gli ordini di cattura eseguiti ci sono quelli relativi ad Antonio Pigino, ex portiere della San Benedettese, e Giovanni Bidese, portiere di riserva della stessa squadra. L'inchiesta si suddivide in due parti principali. Da un lato riguarda l'organizzazione del cosiddetto Toto Nero, in cui alcune persone, in accordo con alcuni membri delle squadre di calcio e del mondo sportivo, manipolavano partite di calcio della Serie A, della Serie B e della Serie C. Lo scopo di questa manipolazione era correggere le quote delle scommesse o trarre profitto da esse. Dall'altro lato coinvolgeva persone che cercavano di influenzare i risultati delle partite per determinare promozioni e retrocessioni. Il tutto con il fine di lucrare una percentuale precedentemente concordata con alcuni dirigenti dai contributi elargiti dalla Lega Calcio. Dal momento che le squadre ricevono contributi differenziati, con la Serie A che percepisce il finanziamento più cospicuo, si sospetta che alcuni dirigenti abbiano favorito promozioni al fine di ottenere una parte di contributi più sostanziosa. Questo scandalo coinvolge rapidamente diverse squadre, tra cui Perugia e Vicenza, vari calciatori, sebbene non di primissimo piano, e persino Italo Allodi, general manager del Napoli e storico dirigente del calcio italiano. Nel mezzo di tutto ciò c'è un testimone chiave di nome Armando Carbone, un uomo d'affari di Napoli, nel giro delle collaborazioni di Allodi, le cui tre agende scoperte dai carabinieri dopo la sua fuga si rivelano una miniera di nomi e di informazioni, una figura simile a quella
quella di Alvaro Trinca e Massimo Cruciani, che fecero scoppiare l'incendio nel primo calcio scommesse del 1980. Questo scandalo si è sviluppato rapidamente con nuovi coinvolgimenti, colpi di scena e rivelazioni sorprendenti che si sono succedute durante le lunghe settimane dell'inchiesta. Alla fine di un drammatico processo che ha visto confessioni in lacrime come quella del presidente del Perugia, Spartaco Ghini, che si è detto incastrato per non aver saputo dire di no ai propri giocatori, è stata emessa una sentenza severa che ha condannato società, dirigenti e calciatori coinvolti. Nella fattispecie, il Perugia subisce una retrocessione diretta dalla Serie B alla Serie C2, inasprendo la richiesta di Ghini, che aveva cercato di patteggiare una retrocessione in C1 per evitare penalizzazioni, con una ulteriore penalizzazione di 2 punti. Il Vicenza perde il diritto alla promozione in Serie A conquistata sul campo, mentre l'Udinese e la Lazio ricevono una penalizzazione di 9 punti ciascuna da scontare nella stagione successiva, rispettivamente in Serie A e in Serie B. Il Cagliari e il Palermo subiscono una penalizzazione di 5 punti, così come la Triestina, alla quale però ne viene inflitto uno immediatamente, perdendo l'opportunità di subentrare al Vicenza e ottenere la promozione in Serie A, mentre i rimanenti 4 punti per gli alabardati sono da scontare nella stagione seguente. Tra i dirigenti vengono inflitte squalifiche di 5 anni al general manager dell'Udinese Tito Corsi e al presidente del Perugia, Ghini. Tra i calciatori vengono squalificati per 5 anni Cerilli del Vicenza, Vinazzani della Lazio, Lorini del Monza e Rossi del Pescara. Questi sono solo alcuni dei numerosi nomi coinvolti nella sentenza della Corte d'Appello federale. In primo grado Udinese e Lazio erano state retrocesse in B e in C1, scatenando proteste verso il capo dell'ufficio indagini della FIGC, Corrado De Biase. Un caso curioso riguarda l'Empoli: nonostante sia coinvolto nell'inchiesta, evita qualsiasi condanna al momento delle sentenze del primo grado e, grazie alle sanzioni che colpiscono Vicenza e Triestina, riesce a ottenere la promozione in Serie A. Tuttavia, l'anno successivo, l'inchiesta a carico del club toscano rivela la sua colpevolezza e viene inflitta una penalizzazione di 5 punti, che comporterà poi la retrocessione in Serie B nel 1988. Un paradosso, con i berici costretti ad annullare la festa promozione già celebrata, e la Triestina che manca un ritorno in Serie A, inseguito per tutta la prima metà degli anni 80. L'Udinese vivrà un calvario nella stagione successiva, impossibile recuperare 9 punti di penalizzazioni in 30 partite, soprattutto quando la vittoria ne valeva soltanto 2. Ci riuscì d'un soffio la Lazio con 38 partite a disposizione in Serie B, salvandosi agli spareggi di Napoli. Particolarmente drammatica l'assegnazione della penalizzazione ai biancazzurri. Il 27 agosto 1986 il TG2 delle 20:20 annuncia come la retrocessione in C del club capitolino sarebbe stata confermata dalla CAF, scatenando vibranti proteste all'Olimpico, dove si stava giocando un Lazio-Napoli di Coppa Italia. Si dice che fu questa fuga di notizie a portare il giorno dopo a virare dalla retrocessione alla pur pesantissima penalizzazione, salvando contestualmente anche l'Udinese. Ma come si arrivò alla marcia indietro? Fu De Biase a prendere la clamorosa decisione su Carbone. La svolta avvenne il 21 agosto 1986, quando la CAF scelse di non convocare Armando Carbone come testimone, nonostante fosse una figura chiave dell'intera vicenda. Questa mossa sorprendente fu il risultato della richiesta avanzata proprio dalla pubblica accusa, rappresentata appunto da De Biase. Di conseguenza l'appello, che all'epoca rappresentava l'ultimo grado di giudizio, si basò principalmente sugli stessi elementi di prova raccolti nel processo di primo grado, anche se le pene furono leggermente ridotte. Ancora oggi la decisione della Corte d'Appello federale rimane avvolta da un alone di mistero e risulta difficilmente spiegabile. L'unico aspetto che sembra ragionevole è che permettere a Carbone di testimoniare pubblicamente avrebbe potuto minare completamente la già traballante credibilità del calcio italiano, indipendentemente dalle pene stabilite, e quindi una decisione politica potrebbe aver influito per mantenere la questione in secondo piano. Secondo quanto sostenuto da Carbone in interviste successive, la sua tesi è che lo scandalo avesse l'obiettivo di destabilizzare il sistema di potere di Italo Allodi, anche se quest'ultimo venne poi assolto, consegnandolo a Luciano Moggi, all'epoca direttore sportivo del Torino. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima! We'll be right back.